Benvenuti alla puntata zero, la puntata pilota del nuovo format ideato da TG Mercurio di trasmissione sportiva al Bar dello Sport. Come potete vedere alle mie spalle non è assolutamente una trasmissione faziosa. Siamo qui oggi con il presidente Sarti della S di Città di Mercoiano e con il direttore Nicola De Angelis. Ma Sarti, Antonio, siamo partiti col botto. 6-0, rifilato inamichevole. 6-0, sì, però pur sempre inamichevoli, quindi vuol dire che la partita non era quella dove c'erano in ballo dei punti. Io vorrei aspettare, prima di giudicare il gruppo, di avere una partita ufficiale, anche perché l'avversario è un avversario di categoria più bassa della nostra. Loro giocano in secondo, noi facciamo la prima. Aspettiamo di vedere il campionato oppure di vedere la prima gara di Coppa e poi diamo i primi giudizi. Nicola, tra gli ex dell'altra squadra c'era qualcuno di nostra conoscenza, giusto? Sì, c'era un grande ex dall'altra parte, c'era Rino Stabiano, il nostro amico Rino Stabiano, che salutiamo con piacere. Ciao Rino. No, Rino è un amico, io dice di tutti i giorni, però lui ci prende un po' in giro e noi adesso prendiamo un po' in giro lui. Però un saluto caro a tra il tabellino, Sarti, abbiamo visto che ha spiccato De Feo, ha fatto 4 gol ed è un nuovo acquisto. De Feo è stato preso quest'anno per fare dei gol importanti, più importanti di quelli che può fare in un amichevole. Del resto lui è abituato a giocare negli ultimi metri, a giocare a ridosso della linea del fuorigioco e a fare i gol, quindi non è una novità che De Feo fa 4 gol, anzi noi ci aspettiamo da lui che li faccia in campionato. Una prima occasione per fare gol questa della Coppa Campania. Saranno dinamati tra poco i calendari e le date, quindi probabilmente a fine di questa settimana. Sì, la Coppa Campania potrebbe essere un buon banco di prova. Noi ci aspettiamo di avere delle avversarie valide in modo tale da poter testare al meglio la squadra e il campionato. E come si sta preparando la squadra a questo campionato? Cioè sta avendo una buona preparazione, da preparatore come sta lavorando? Insieme all'allenatore ovviamente. Il preparatore sta lavorando, io credo, benissimo, anche perché con la formazione che sta ricevendo, perché non lo so se le persone da casa lo sanno, ma il nostro preparatore Gennarelli ora collabora pure con la Nocerina, che è una squadra che partecipa al campionato di Serie D, quindi vuol dire che sta ricevendo delle informazioni di base molto valide, che sta riportando sui nostri calciatori. Questo metterà di sicuro il gruppo in condizione di essere molto più preparato. In un Mercoiano, insomma, anche un trampolino di lancio per chi ne fa parte, la speranza è che in futuro che qualche calciatore possa. Ma di sicuro si spera pure questo. Adesso onestamente abbiamo poche persone che sono giovani di Mercoiano, però magari mettendoci a disposizione una struttura nel comune potremo un giorno dare la possibilità a dei giovani di Mercoiano di crescere in mezzo a noi, magari ambire a delle categorie più in alto. È difficile quando sei già un po' in là con gli anni sperare di poter fare chissà quale scalata calcisticamente parlando. Beh, il sogno insomma è quindi anche quello di sfornare qualche nuovo talento come fu De Napoli, come si giocava nel campo tertuoso di Mercoiano, il cosiddetto campo di Alisandro, no? Il discorso è che comunque per far crescere, voglio dire, dei ragazzini ha bisogno delle strutture. Purtroppo noi in questo momento non abbiamo una struttura con cui possiamo contare, quindi aspettiamo buone nuove da questo, anche se poi mi sembra che il bando sia stato poi completamente, a questo punto sia stato cancellato, quindi voglio dire non è più, è stato invalidato, quindi alla fine si dovrà rifare il bando di gara per la costruzione della nuova struttura. Non siamo molto fiduciosi, speravamo che la cosa si potesse risolvere in breve tempo, invece probabilmente non sarà così. Però adesso siamo a Monteforte, ci hanno ospitato, penso, bene. Sì, sicuramente, però non siamo fiduciosi perché vedendo qual è stato l'operato dell'amministrazione fino a questo momento, evidentemente ci aspettiamo un poco di più per poter finalmente poter cominciare una nuova avventura magari a casa nostra, ma non perché Monteforte, anzi la comunità di Monteforte, il sindaco di Monteforte ci hanno ospitato finora degnamente, però non è la stessa cosa giocare a 10 km da casa tutte le partite, e, tra parentesi, è come non giocare mai a casa, quindi noi il gusto di giocare in casa non ce l'abbiamo ormai, tu lo sai benissimo, che hai giocato da più di 12 anni.
Avremmo bisogno, come tutte le squadre che giocano di fronte alle persone che le sostengono, di poter avere anche noi questo sostegno. Sì, ma anche perché ultimamente in questi anni si è creata anche una tifoseria, gli Ultras Bronx di Mercogliano, che purtroppo non possono dare il loro supporto a pieno come vorrebbero. Sì, la parte dei tifosi ci ha aperto dei nuovi scenari che non avevamo più in considerazione, nel senso che molto spesso noi che facciamo parte degli operatori, diciamo così, del calcio, ci dimentichiamo che poi c'è un altro mondo al di là di chi gioca nel campo, cioè chi fa il calciatore, chi fa il dirigente. C'è un mondo che vorrebbe essere di supporto, magari perché non è capace o perché non ha il tempo di allenarsi, e quella fetta di persone, di appassionati, non avendo un campo nel proprio comune, tu li tagli fuori, perché quelli che riescono a seguirci a Monteforte lo fanno con grossi sacrifici. Ma ora, tralasciando questi aspetti che comunque sono importantissimi, anzi i tifosi giocano un ruolo fondamentale all'interno del calcio, vogliamo parlare anche un po' di calcio giocato, cioè anche di questi acquisti che ha fatto il direttore Ferraro, che sono ottimi e sono di categoria, come vengono valutati dalla dirigenza? La squadra è stata migliorata rispetto all'anno scorso, questo di sicuro. Abbiamo perso purtroppo Daniele, il nostro attaccante, problemi familiari che purtroppo l'hanno tenuto, lo terranno lontano dai campi di calcio almeno per quest'anno. Speriamo che ritorni quanto prima. La squadra è stata costruita bene, abbiamo diciamo, tappato quelle falle che avevamo l'anno scorso. Abbiamo avuto Flavio Bolognese a centrocampo, abbiamo preso Iannoli nel reparto arretrato, De Feo in avanti, poc'anzi citavo il fatto che abbia fatto 4 gol in amichevole. Attaccante diverso rispetto a Daniele, molto più mobile, che attacca la profondità, un giocatore completamente diverso. Gioia. È arrivato Gioia da Ponte Cagnano, altro giocatore molto molto interessante. Quindi la squadra è molto molto buona, abbiamo una batteria di esterni di attacco di primissimo livello. A questi si aggiungono poi naturalmente tutti quelli che già c'erano l'anno scorso e che comunque formavano il nucleo fondante della squadra, con cui appunto abbiamo poi completato il campionato in terza posizione. Si sono guadagnati la riconferma. Ma a parte la conferma, in campo si sono guadagnati i playoff, certo, ovviamente. Certo. Purtroppo abbiamo avuto delle problematiche che non ci hanno permesso di partecipare ai playoff, però il gruppo già come ossatura è un gruppo molto valido, che è stato migliorato per l'appunto. Ma oltre al fattore calcistico c'è pure un fatto veramente proprio personale, nel senso che tutte persone degne e solamente della nostra stima, si sono spesi tantissimo per la causa, anche quando non c'era più quasi nulla da lottare, comunque loro sono sempre stati presenti. Quindi l'attaccamento c'è stato, quindi voglio dire, siamo stati ben felici di riconfermare tutti. Quindi siamo fiduciosi per il proseguo del campionato. E a proposito di attaccamento alla maglia, i tifosi in chi devono identificarsi? Chi sarà il capitano? No, ma non si identifica, il capitano non lo so, non abbiamo ancora deciso. Non ho capito male, il gruppo e l'allenatore dovrà scegliere, no? No, forse hanno già fatto una scelta. Questa è una novità, non lo sapevo. Dovrebbe essere il mercoglianese Ruggero di Falco, scelta che fra l'altro non mi meraviglia, perché comunque è una delle bandiere, è uno dei trascinatori della squadra anche nella passata stagione. Io spero che possa avere sulla squadra lo stesso impatto che ha avuto il vecchio capitano. L'anno scorso il capitano era Cuso, quindi che era il vero trascinatore. Io spero che quest'anno possa essere Ruggero, ne ha le caratteristiche. Anche l'esperienza, voglio dire. L'esperienza, anche la capacità. Gioca comunque a buoni livelli, quindi voglio dire, speriamo che sia quanto bravo Simone lo era stato. Abbiamo parlato prima dell'importanza del preparatore atletico, ma quest'anno abbiamo anche il preparatore dei portieri. Quest'anno in realtà abbiamo già anche l'anno scorso. Era diversa come cosa, nel senso quest'anno hanno percepito, hanno la cosa in maniera diversa. Sì, hanno capito benissimo che è fondamentale anche il ruolo del preparatore dei portieri, quindi voglio dire, hanno preso la responsabilità in maniera totale, quindi sono sempre presenti sul campo. Vogliamo dire chi sono? Certo, c'è Giuseppe Dello Russo e il buon Maurizio Di Gaeta Baccalà, perché certo, tutto ormai è identificato così, quindi
che ci sarà in realtà una grossa mano, non soltanto dal punto di vista, voglio dire, della preparazione tecnica del portiere, ma anche dal punto di vista proprio della gestione del gruppo, perché comunque sono due ragazzi. Probabilmente quest'anno hanno un poco più di tempo. L'anno scorso era poco tempo, erano sempre un po' oberati di lavoro, più lavoro da fare. Almeno questa è stata la loro giustificazione l'anno scorso. Quest'anno sono più presenti. Chi li conosce sa che non lavoravano, quindi vedete, non c'è due c'è bisogno di avere dei buoni risultati, ovviamente, per poter interessare un poco tutti. Certo. No, diciamo che la squadra, anche come intelaiatura societaria, sembra che c'è tutto. C'è tutto e può ambire, io credo, e può anche gareggiare con delle società di categorie superiori. E stiamo aspettando il risultato, che però è meglio non nominare, perché tu mi insegni la scaramanzia di un calcio importante. Quindi noi vorremmo andare in quella categoria dove comincia il vero calcio, perché si dice che queste sono le tre categorie, diciamo, un po' propedeutiche, si gioca di meno, e poi ci sono le categorie dove si comincia a fare un po' di calcio. Vorremmo far parte di quelle elite di società che fanno parte, diciamo, di quel mondo. Però giustamente non si nomina, è rinominabile, anche perché non mi sembra che a Mercogliano ci sia mai stata una parentesi promozione. Forse sì, un anno con Marinelli, probabilmente, un anno forse. Quindi. Non so se ti ricordo, però io ero piccolissimo, non lo so. Forse c'è stata, beh, con Sibilia Morirfinia, ha fatto direttamente eccellenza. Diciamo altri canali, altre categorie, altre società. Altre società, però certo, veniva dall'esperienza dell'Avellino, Sibilia, costruire la cosa, quindi era un po' diverso rispetto a noi che partiamo dal basso. Noi partiamo dal basso. Molto basso, però. Ma partendo dal basso si costruiscono le giuste fondamenta. Abbiamo costruito. Diciamo che il tempo ce lo siamo presi, quindi quest'anno è il 20° anno, quindi abbiamo costruito in effetti con lentezza, però la lentezza che si deve a chi non ha grandissimi mezzi. Anzi, forse quest'anno, grazie all'aiuto di qualche imprenditore importante di Mercogliano, fra i quali c'è Marinelli, quindi riusciremo speriamo a centrare quell'obiettivo di nuovo, se già c'è stato. Altrimenti ribadiamo, voglio dire, è la cosa, ma alla fine è bene così. Cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Noi affrontiamo tutte le partite, le affronteremo come l'anno scorso, come se fosse l'ultima, quindi cercando di vincerle tutte. Poi naturalmente c'è sempre, voglio dire, la parte che è imponderabile, c'è l'avversario, c'è la parte della fortuna, la parte della preparazione, è una serie di componenti, di incastri che naturalmente poi ti permettono di poter arrivare poi alla fine, alla vittoria finale. Noi partiamo con buoni presupposti, tra l'altro quello che ci fa molto piacere anche quest'anno e che abbiamo percepito anche chi è venuto, diciamo così, i nuovi tra virgolette di calciatori che abbiamo preso da poco. Sono tutti assolutamente ragazzi per bene, ma tutti sono rimasti colpiti dall'organizzazione. Devo dire che uno stile di presente tanto in questo è eccezionale, perché lui è un pignolo di quelli incredibili. Lui è pignolo e ci tiene a certe cose e fa bene. Ci impegniamo per mettere a disposizione il meglio, ma è. Però è percepito, voglio dire, questo come cosa, cioè nel senso chi è venuto da fuori ha percepito che c'è comunque la voglia di fare le cose fatte per bene. Cerchiamo di distinguerci quantomeno in questo per adesso, poi speriamo di poterci distinguere per la categoria. Certo. Anche perché c'era un vecchio presidente mio che diceva non c'è bisogno, questo possiamo pure perdere, però a me essere eleganti. E noi su questo siamo sempre in linea con questo vecchio presidente che io elegante e vincente, che abbiamo messo quest'anno in elegante e vincente. Volevo ricordare che questa settimana si è tenuto il memorial di Michele. Ne sto parlando ovviamente. Sì, c'è stato come ormai da 5 anni il giorno in cui ricordiamo un amico che non c'è più. E che ha portato un grosso vuoto all'interno di questa squadra per il modo in cui è scomparso, e a noi fa piacere, noi, la sua famiglia, gli amici, ricordarlo facendo quella festa che si tiene ogni anno a Capocastello dalle suore. Quest'anno, come ogni anno, abbiamo fatto più manifestazioni, quella sportiva finalizzata al calcio, campionato 3 contro 3 e la gara di briscola. La classica gara di briscola che
coinvolge anche quelli che non sono appassionati di calcio, ma che sono appassionati di salumi. Di salumi, perché il premio finale è un prosciutto, e il secondo premio è un formaggio. Il caso, pezza di caso, diciamo. Non trovavo le parole per dire. Non è un caso. Diciamo che è molto più ambito il premio della gara di pistola che quello della gara di calcio, perché la gara di calcio viene assegnata una coppa. Che non si mangia, non la coppa, come trofeo. Esatto. Vabbè, comunque la partecipazione è quella di ogni anno. Tantissime persone vengono a divertirsi e a ricordare che il ricordo dell'amico Michele per noi è presente. E qual è il miglior modo di ricordare qualcuno questo? Stando tutti insieme? Noi onestamente cercheremo di dare con il tempo un'impronta diversa, perché al di là del ricordo dovrebbe essere importante cercare di capire perché certe cose succedono e cercare di mettere in moto poi i meccanismi perché questo non possa succedere più, non debba succedere più sul territorio. Evidentemente in una comunità povera sotto alcuni aspetti per quanto riguarda la vita sociale è facile pure che dei giovani che sono più deboli possano incorrere in questi gesti di follia. Noi potevamo essere, lo siamo, però certo così lontani da qui non è facile farlo, un volano per coinvolgere quanti più giovani possibile, perché poi il calcio, lo sport è un mezzo di comunicazione, certo, quindi ti distoglie pure da certe fesserie, tra parentesi, da certe pazzie, però ti ripeto, non avere la struttura a disposizione è distruttivo e forse non è un caso che ci abbiamo messo 20 anni a formare una buona squadra, una buona società. È difficile farlo quando ti manca la base principale. No, anche perché è una cosa importantissima, è la situazione di città di Mercogliano, può essere, come hai detto tu, un volano per questo, perché può togliere tanti giovani dalla strada. Anche da... Ma lo è stato, per un periodo abbastanza breve di tempo, ma comunque intenso. Abbiamo portato risultati notevoli, nel senso che l'associazione andò di nuovo con forte con i numeri. A un certo punto noi avevamo una polisportiva a tutti gli effetti, quindi c'era pallavolo maschile, pallavolo femminile, c'era la parte così legata ai bambini, quindi era il mini volley, c'era la terza categoria, prima categoria, il calcetto, e tutto questo in un anno fatto da un gruppo di persone veramente risicato, ma con tanta volta. E quindi si era fatto noi mi immagino che avevamo intorno ai 200-300 iscritti. Più o meno, contando un po' di tiro sì, se mettendo e questa è aggregazione, questa è aggregazione, vuol dire lanciare sul territorio dei messaggi assolutamente positivi. La differenza era stata essenzialmente che era l'unico anno, perché la gran parte dei numeri si faceva con la pallavolo, perché avevamo a disposizione la struttura Mercogliano, la palestra, che poi è stata interessata da lavori di strutturazione, poi noi abbiamo dovuto cedere la squadra di pallavolo perché l'ultimo campionato l'abbiamo giocato ad Altavilla, capirete che è ancora peggio che giocare a calcio a Monteforte, giocare a pallavolo ad Altavilla, perché è ancora più lontano Altavilla. Quindi abbiamo dovuto cedere la squadra di pallavolo, adesso non lo so se la palestra è di nuovo in condizione di poter ospitare, però di certo quello è la dimostrazione che quando c'è la struttura, quando c'è magari anche la partecipazione dell'ente, che ti supporta, almeno moralmente, hai la possibilità di eccellere, di poter mettere insieme diciamo, qualche cosa di importante. Purtroppo con il campo siamo a quanto pare dovuti ripartire da campo e la ditta appaltatrice, peraltro, doveva essere anche una garanzia di solidità, di tempi brevi nell'attuazione del piano perché se non ho capito male era la ditta di Sandullo Costruzioni, quindi l'imprenditore locale che noi conosciamo bene, certo, che è un imprenditore che si può dire molto solido, certo, e che ci ha insegnato, già ci ha dimostrato con altre opere di essere stato molto rapido di rispettare i tempi di attuazione del progetto. Purtroppo questo non può succedere per adesso con il campo, perché
il TAR ha zerato tutto e si riparte. Vedremo, staremo a vedere. Comunque la cosa che ricordavo, diciamo, con piacere anche dell'associazione quando c'era il volley era che c'erano anche un sacco di bambini più giovani che partecipavano al mini volley. Ed è proprio ripartendo dai giovani forse che si può cercare di cambiare qualcosa, di incontrare i giusti valori. No, ma assolutamente. Il problema è sempre il fatto che c'è bisogno di strutture per poter poi far crescere nel nuovo modo delle situazioni che siano sportive, ma non solo. Quindi è necessario che ci sia uno spazio vitale in cui poter far crescere. In questo momento non c'è. Inutile girare attorno all'argomento, noi siamo testimonianze, siamo fuori. Ormai da tempo in memoria. Quindi non abbiamo più, non abbiamo l'opportunità di poter far crescere. C'è, ma non è una struttura valida, idonea. Nemmeno pubblica. L'unico campo di calcio che è rimasto quello di Sibiglia, nell'habitat di Mercogliano è quello di Sibiglia, che è una struttura privata che noi tra l'altro abbiamo anche cercato di prendere in gestione per vedere, poi i costi erano assolutamente eccessivi e quindi abbiamo mollato la presa perché non c'era la possibilità di poter gestire una struttura del genere. Un campo in erba naturale era abbastanza complicato con la gestione proprio quotidiana del bene. Quindi abbiamo dirottato le nostre. Per quelle che erano le nostre possibilità. Non c'era nessuna possibilità. Assolutamente. Fuori budget. Però noi siamo assolutamente contenti di quello che stiamo facendo, voglio dire. Tra l'altro, Giuseppe, la prossima volta la maglia del Mercogliano, altrimenti vi strattiamo da qua e facciamo fare il servizio in un altro posto. Quindi abbiamo molte a disposizione, bastava chiedere, noi ti avremmo dato la maglia. L'occasione per chiedere una maglia. Allora, a tutto lo staff, vi promettiamo degli abiti consoni quando facciamo questa riunione. Se tu mi dici qual è il numero che preferisci, te la faccio numerare anche il 21. Il 21, sai? Già il 21. Giuseppe avrà il 21. Dimenticavo. Quando allenavo, Giuseppe era uno dei miei ragazzi. Anche uno dei miei ragazzi, perché lui ha fatto la scuola calcio con me. Ah, ecco. Questo non vuol dire che sono vecchio, perché sono giovanissimo. La formazione era buona, hai lavorato bene. C'era il grande mitico Massimino Sabaccalà. E Nino. Io ero. Quindi uno staff di altissimo livello. E lui era uno di quelli che ci seguiva, poi la cosa è finita. Nessuno di voi ha avuto grande. Questo treno va. Quelli ci sono arrivano commenti sulla pagina Facebook di questo incontro, quelli negativi cancellate subito. Non c'è proprio questa è una io spero che non ce ne sia negativi. Al di là di qualche commento sento il telefono squillare. Telefono attimo la regia di mettere in via voce, c'è un telespettatore. Sì, pronto? Pronto! Sono Peppino da Mercogliano, ho chiamato perché io ho delle domandelle da fare questa partita, ma a me questi giocatori abbiamo vinto, ma è una squadretta, dobbiamo vedere in campionato che succede. Presidente, voi come la vedete questa cosa? A me questo non me la vedete. Tocca rispondere. Allora io rispondo prima io. Sì, assolutamente. Io dico al di là del fatto che era una squadra di categoria più bassa della nostra, però vincere nel calcio non è mai facile, anche quando si gioca con delle squadre che hanno meno caratteristiche e meno possibilità tecnica della tua. Certo. Quindi poi, ripeto, poi avevamo il problema che siamo ancora in piena preparazione. Altro aspetto che purtroppo noi siamo partiti tardi, ancora una volta, non per ripeterci, per una questione di struttura. Ah, questa chiarisce, questo è un preparatore a cosa alto livello, che giro è una cosa pure da normale. A me è una cosa che mi piace pure quello sportivo. La prossima volta invitato per la trasmissione perché abbiamo telefono a chiamarla voi, la chiamando. E noi invitiamo il direttore sportivo dove in trasmissione. Mi sembra giusto, lui ha costruito diritto la squadra, il diritto di replica perché è stato chiamato in causa tra l'altro da un telespettatore. Ci vede e ci sente, quindi voglio dire. Noi dobbiamo essere d'accordo con tutti, però onestamente. Però è stato molto critico. Non essere d'accordo con il lavoro che ha svolto
fino adesso Ferrari non è cosa sua, non è cosa sua, di cagnolo acquisto, mi dote la prossima volta che ha giocato con qui. Comunque, a parte queste critiche che sono sempre costruttive, volevo fare un in bocca al lupo a tutti i giocatori e a tutto lo staff tecnico, in bocca al lupo a tutti quanti, presidente a Maveggio, quest'anno a Maveggio. È arrivato l'Urne, era dall'Urne, dalle parti zone alte quando è capito. Cioè, purtroppo bisogna anche dire che sulle 16 squadre che fanno parte del campionato, tutte e 16 giocano per vincere. Non saremo solo noi. Non è così semplice, ci proviamo sempre ogni domenica. Però c'è da dire onestamente, al di là delle critiche che fanno tutti i che ci stanno, i tifosi possono criticare perché ognuno la vede tutti come capiscono di calcio, no, ma no, al di là di capire o meno, ognuno la vede come vuole, cioè, come diceva un tale, che noi abbiamo 60 milioni di commissari tecnici, certo. Ogni italiano decide della formazione, però con le risorse che abbiamo, dire che Ferrari è stato capace, voglio dire. Poi replicherà quando verrà, voglio dire, avrà dovuto dire tutto quello che vuole, la sua disculpa. Ha lavorato bene, però ha lavorato bene, non dobbiamo essere obiettivi. Il lavoro dell'anno scorso, voglio dire, per la chiave. No, lo so, sicuramente. Perché? Poi voglio dire, se le cose non andranno per il verso giusto, sarà licenziato. Sarà esonerato. Licenziato, ragazzi, no, perché non lo paghiamo. Però non possiamo acquistare, avete licenziato, preso il comune che si aveva dato. Magari gli diamo un ben servito, il ben servito. Un fettino, gli diamo, no, troppo drastici. Questo è il calcio, voglio dire, noi andiamo alla competizione per vincere, se non si vince, squadra che non vince si cambia. Se fai le cose per bene devi fare. Devi essere simile in tutto alle grandi società. Certo. Quindi come vengono allontanati i tecnici della Serie A e i dirigenti, vuol dire che noi magari non ci arriviamo a questo. Dove in Serie A? No, io spero che non arriviamo ad allontanare i collaboratori. Vuol dire che saremo primi per quell'epoca. Ecco, hai ragione. E va bene, quindi diamo appuntamento alla settimana prossima. Ci vediamo martedì prossimo. Non so magari, se ci sarà qualcuno, chi ci sarà? Non so se ci saranno. Vabbè, invitate qualcuno, mi raccomando. Sarà quasi sicuramente perché ha diritto di replica su quanto detto dal tifoso di prima. Cioè, se mi ricordo bene, Gigino si chiamava. E poi vedremo. Io non vorrei che fosse il nostro preparatore, ma non credo. Magari ha camuffato la voce come Fantozzi. Ed era sul campo, io l'ho lasciato 20 minuti fa sul campo. Potrebbe essere Gigino, è scherzoso, è un ragazzo simpatico. Da Monteforte nelle condizioni in cui era, sarà secondo me no. Comunque ti fate per il Mercogliano, voglio dire, soprattutto forza Mercogliano, cioè, maglia, maglia, commenti cancellati, certo, la prossima maglia, commenti, no, tutti quanti, tutto quello che va male, che censura tutto questo, e ci vediamo martedì prossimo, se c'è la dieta, il minimo. A martedì, ciao, buonasera.